Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, ben ritrovati sul canale di AC Milan Inside. Quest'oggi video analisi e pagelle di Milan, Red Bull Salisburgo di mercoledì sera in Champions League. Prima di iniziare però come al solito vi chiedo di lasciare un like, un commento, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina se non lo aveste già fatto, di seguirci sui nostri canali social di Instagram, TikTok e Facebook e per rimanere sempre aggiornati sul mondo Milan 24 ore su 24 anche sul nostro sito internet www.acmilaninside.com. Allora, partiamo subito con l'analisi del match di mercoledì sera, un match che ovviamente ha visto i rossoneri trionfare per 4-0, riconquistando dopo 8 anni di distanza degli ottavi di finale, che sono fondamentali, soprattutto dal punto di vista del morale, visto che i rossoneri arrivavano mercoledì dopo la disfatta di Torino. Non era affatto facile, soprattutto in ambiente europeo e contro un Salisburgo che, parliamoci chiaro, ad oggi ha più esperienza di noi, però il Milan è riuscito con intensità, con sacrificio, con qualità a battere avversari e a conquistare e strappare il pass per gli ottavi di finale di questa Champions League. Ovvio, a livello di morale ci aiuterà tantissimo questa vittoria, anche perché, come ho detto, si è raggiunto il proprio obiettivo stagionale e non può che giovare ovviamente agli animi dei giocatori che lunedì sera attenderanno con ansia e trepidazione il sorteggio, per capire e scoprire contro chi si dovranno confrontare nei prossimi mesi europei. Comunque, da un punto di vista di gioco, espresso e non, ovviamente il Milan ha dato lustro a quelle che sono gran parte le sue qualità, quindi velocità, intermittenza, ma comunque non dico cinicità, ma qualità sotto porta. Anche perché, a differenza di Torino, il Milan è riuscito appunto ad essere molto più cinico e portare a casa i 3 punti che sono valsi la qualificazione. Giroud, quelle poche occasioni ha avuto a disposizione, praticamente le ha insaccate tutte. Vedi il gol del 2-0, ma anche il colpo di testa difficilissimo e bellissimo che ha aperto le danze. Ma il francese poi è stato perfetto, anche perché ha offerto l'assist a Krunic per il raddoppio del momentaneo 2-0 e poi a Messias mandandolo a porta per il definitivo 4-0. Era una partita, una risposta a tutto quanto il popolo rossonero si aspettava di ricevere, anche perché i 70.000 dispari di San Siro hanno dimostrato di essere a fianco della squadra anche nonostante quanto successo domenica. Partiamo subito con le pagelle, pagelle che potete immaginare siano più che positive per ogni singolo giocatore entrato in campo mercoledì sera. A Tatarusano abbiamo dato un 6 pieno, anche perché il rumeno ha fatto una partita molto attenta, una partita attenta anche perché è stato poche volte effettivamente impensierito dagli avversari. Ricordo solo il tiro di Okafor nel primo tempo e quello di Sesko nel secondo, dove insomma l'estremo difensore rossonero è stato impensierito allungandosi leggermente di più sul proprio fianco destro. Ovviamente questo è stato possibile anche perché la prestazione dei quattro lì davanti è stata a dir poco sontuosa. Partiamo ovviamente adesso ad analizzare la prestazione di ogni singolo, partendo da Kalulu e arrivando a Theo Hernandez. A Kalulu abbiamo dato un 6,5, altra partita sontuosa, ecco, del francese, che ancora una volta ha dimostrato che se gioca terzino, se gioca centrale, a lui indifferente, perché il suo lavoro lo fa sempre e lo fa soprattutto bene. Ancora una volta ha mostrato alla società che, nonostante lui abbia pochissima esperienza da professionista, è uno dei punti fermi della difesa di questo Milan. E quindi Paolo Maldini, appello da parte di tutti quanti i tifosi rossoneri, cerchiamo di rinnovarlo il prima possibile, anche perché è questione di tempo prima che i top club si sveglino e bussino alla nostra porta per Pierre. Ora invece adesso parliamo di due centrali che ancora una volta in Champions League sono riusciti a mantenere intatta la porta di Tatarusanu, riuscendo comunque a coprire le avanzate avversarie, non soffrendo praticamente mai, però bisogna essere sinceri. Tomori abbiamo dato un 6,5, più che altro perché lo abbiamo definito provvidenziale, mezzo voto in più rispetto a Simon Kjær, che ha preso 6, perché ovviamente rimane impressa ai nostri occhi la scena quando Tomori è riuscito in scivolata ad ostacolare il tiro del Salisburgo, che era praticamente diretto in porta. Entrambi comunque hanno compiuto una partita sistemata, una partita molto, io l'ho definita elegante, ecco, perché hanno rischiato veramente poco e nulla sulle avanzate del Salisburgo, riuscendo anche molto spesso a giocare d'anticipo ed evitare proprio che gli attaccanti potessero cercare la giocata, comunque, ecco, ragionare e immolare a porta altri compagni. Quindi entrambi hanno mostrato di essere sotto molto lucidi, anche se Simon Kjær ovviamente deve ancora trovare la condizione migliore, forse perché adesso ha un po' la testa al mondiale, ma comunque è una cosa inevitabile, cosa che d'altronde molti dei nostri giocatori, può essere che, al quale molti dei nostri giocatori stanno pensando in questo momento. Theo Hernandez diamo un 7.
incontenibile Teo, che da quando veste la fascia da capitano è diventato un qualcosa in più rispetto agli altri. Colpito il palo, ha attaccato, ha fornito assist. Ho finito le parole per descrivere questo giocatore, anche perché ancora una volta si è dimostrato essere fondamentale, fondamentale per la manovra offensiva rossonera, anche perché ha giocato da terzino, da mezzala, da trequartista, dalla giunta. Oramai è un qualcosa di indescrivibile veramente, e ancora di più perché è migliorato in fase difensiva, quindi fisicità, corsa e fase difensiva. Oramai fanno di Hernandez, a mio avviso, uno dei terzini sinistri, se non il terzino sinistro migliore del mondo. Al centrocampo hanno giocato Tonali e Benasser, Tonali un 6, anche se forse avrebbe meritato un po' di più, ma comunque è un po' sfigurato a fianco al compagno che ha offerto una prestazione a dir poco incredibile. Tonali è stato protagonista sul gol del vantaggio, visto che fornisce l'assist a Giroud, che non sbaglia davanti la porta. Sandro ha sempre più in mano le chiavi del presente e del futuro del centrocampo rossonero, visto che con fisicità, con aggressività, ma soprattutto anche con carisma e carattere, è riuscito a conquistare in pochissimo tempo, nonostante un primo anno deludente, i suoi tifosi. Benasser, abbiamo dato voto 7, anche lui, come per Teo, non so effettivamente come poter descrivere la prestazione dell'Algerino. Io ricordo ancora quando arrivò 3 anni fa, molta gente storceva non era sicura di questo colpo, anche perché si diceva si è andato ad acquistare un giocatore dall'Empoli retrocesso. Invece, pian piano, Benasser ci stava facendo rendere conto e soprattutto stava facendo ricredere quelle persone che alla fine non pensavano che potesse essere un colpo da Milan, e mercoledì ne è stata la dimostrazione: onnipresente, elegante. Gioco ha fatto un'ottima fase, sia offensiva che difensiva, di intermittenza, di tutto fatto. Veramente penso che mercoledì sia stata la sua miglior prestazione in rossonero, dimostrandosi essere anche decisivo nelle partite, dove alla fine, alle volte, spesso i compagni tendono ad eccedere più di lui. E questa cosa è molto importante, non sottovalutare, soprattutto per il futuro. E come per Kalulu, anche Benasser deve essere rinnovato immediatamente. Ora, adesso passiamo con i tre che hanno, insomma, supportato Giroud nella manovra offensiva: Rebic, Krunic e Leao. Rebic da un 6, anche se alla fine penso che in campo sia quello che si è fatto notare meno, ma soprattutto quello che ha giocato peggio. Bisogna dire la verità, anche perché il primo tempo è stato praticamente assente, anche se nel secondo invece è riuscito in diverse occasioni, ecco, ad attaccare e rendersi pericoloso. Però, secondo me, anche lui, come Kier, sta pian piano cercando di riconquistare quella fiducia e quella qualità fisica, che può, insomma, renderlo devastante negli ultimi 6 mesi di campionato. E speriamo che possa tornare ad essere quel Rebic che negli ultimi 6 mesi, non dico che è decisivo, ma comunque fondamentale. Ecco, Krunic 7, anche perché Krunic, ha segnato il gol del 2-0 e ancora una volta si è dimostrato essere un uomo fedele a Pioli. Come al solito, Krunic non parla, non mai mezza parola fuori posto, ma quando viene interpellato è sempre capace di dare il meglio di sé e di offrire prestazioni autorevoli ed importanti, anche perché ha trovato il gol in Champions, il suo secondo in Europa con il Milan, dopo quello contro il Celtic 2 stagioni fa in Europa League, ma questa volta il primo in Champions con la maglia rossonera. E soprattutto lui ha fatto notare l'attaccamento a questi colori, toccandosi lo stemma e baciandolo, quasi quasi voler anche ringraziare un popolo, ma comunque una squadra che crede tanto in lui, quando alla fine nessuno probabilmente lo avrebbe fatto. Pioli si fida ciecamente di lui, e lui non fa altro che dimostrarlo e confermare questa fiducia in campo. Leao abbiamo dato 6,5, anche se forse avrebbe meritato di più se avesse segnato quella famosissima traversa che poi alla fine non è entrata. Però Leao, quando decide di essere devastante, non ce n'è per nessuno. Primo tempo, stesso discorso, corre, attacca, dribbla, crea superiorità numerica, semina il panico tra la difesa avversaria. Nel secondo tempo altro non fa che riuscire a rendere concrete quelle che sono le azioni del primo tempo, perché nel secondo tempo parte da sinistra, conclude a destra per mettere la palla al centro per il gol del 3-0 di Olivier Giroud. Leao è un grande, Leao è il nostro top player, e escluse effettivamente, se ci rendiamo conto, la trasferta di Torino, in un modo o nell'altro riesce sempre ad incidere in ogni nostra partita, e soprattutto in queste importanti dove la gente chiedeva proprio una risposta dal portoghese, lui si è detto ha risposto presente.
Poi Olivier Giroud, 8 pieno, il migliore in campo, onnipresente, sempre importante, sempre decisivo, e ancora una volta si è girato, perché anche contro il Salisburgo, 14esimo del primo tempo, Giroud di testa, spizza la palla e insacca la porta che si trova sotto, insomma, la curva nord e sotto il settore ospiti, ecco, quindi facendo scoppiare in un ruolo di già San Siro, che poi inizia la sua serata di festa. Fino ed oltre il 90° minuto. Non solo un gol, segna anche la doppietta, va vicino alla tripletta, offre due assist ai compagni. Giroud, insomma, è un giocatore che conosciamo bene, che penso siamo anche scocciati, diciamo così, in senso positivo, di raccontare, perché alla sua età essere ancora decisivo con questa frequenza in Europa non è da tutti. Ma non a caso, Olivier Giroud è un campione del mondo, e mi auguro, per quanto offerto in questi 2 anni rossoneri, che possa tornare ad essere tra i convocati di Deschamps, partire con la Francia per la spedizione mondiale in Qatar, perché se lo merita. Poi ovviamente i subentrati, ovvero Gabbia, Balotelli, De Ketelaere e Pobega, complice anche ovviamente un andazzo di partita oramai già a favore dei rossoneri, hanno mostrato ben poco, ma anche perché ovviamente, vi ripeto, il momento della partita non gliel'ha permesso, quindi tutti quanti sufficienza, anche perché non c'è possibilità di dare un voto sotto la sufficienza a quei ragazzi che mercoledì ci hanno fatto sognare e ci fanno tuttora sognare qualcosa di grande anche in questa stagione.